Allora, li vediamo noi in bassa frequenza, insomma, già sintonizzati negli nostri studi di Milano. Allora, rifacciamo bene la presentazione. Dai, Ceci, allora, dai, oggi... Cric e croc. Oggi è il Dog Day, parliamo di Doc nelle tue mani, la seconda stagione che torna con 8 serate a partire da giovedì 13 gennaio su Rai 1, e abbiamo appunto in collegamento dei nostri studi di Roma due degli attori che fanno parte del cast, ovvero Giusy Buscemi e Pierpaolo Spollon. Esatto. Allora, ciao, buonasera. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a voi. Ciao, come state? Ma benissimo. Bene. Benissimo. Qua si sta in attesa. Bene. È un luogo accogliente questo, abbastanza, è molto familiare, mi piace qua. Molto familiare, ma anche intimo, non trovate? Lo trovo decisamente intimo, con delle tinte che vanno più sullo scabroso, questo rosso. Certo. È un set perfetto per un'altra tipologia di film. Esatto, sembra un po' una specie di dark room, no? Sì. Sì, sì, un po'. Abbiamo gli stessi gusti, vedo. Eh sì, beh, insomma, ci troviamo. Invece io e Giusy super a nostro agio. Era allora, giusto per farla stare tranquilla. Allora, già se ne è parlato stamattina molto con altri colleghi, con Angelo e con Federica, ma adesso tocca a noi parlare un po' della nuova serie di Doc nelle tue mani. Parte domani, cosa ci aspettiamo? Intanto la nuova figura di Lucia Ferrari, dottoressa Ferrari, giovanissima psicologa, no? Che entra nella squadra di Doc, giusto? Sì, entra nella squadra di Doc come psicologa che aiuta i medici a superare dei disturbi post-traumatici. In questo caso il Covid viene considerato un trauma e quindi disturbi da post-Covid. E lo farà offrendo accoglienza, assistenza, poi non so se possiamo spoilerare che, ecco, Riccardo ha avuto necessità particolari. No, non possiamo. No. E quindi, vabbè, diciamo, insomma, che... tu hai avuto delle necessità particolari, voglio dire, perché ti sei ammalato di Covid nella serie. Ho capito, io già ho difficoltà a non spoilerare, se me le servite su un piatto d'argento così mi mettete veramente in crisi. Ricordatevi che c'è la produzione qui che mi controlla. Vabbè, ma tanto, dai, domani non diciamo niente, però insomma la figura della dottoressa Lucia Ferrari è proprio questo, no? Di stare vicino al disagio psicologico di chi si è malato. Ascoltare, creare una relazione, un'empatia con il paziente in questo caso, e riuscire ad aiutarli a vedere tutto da un'altra prospettiva. Però diciamo che tante cose sono legate al Covid, ma non solo a quello. Non soltanto. Ho il tempo di dire una cosa? Devi. Sì. Secondo me questo è il punto di forza della nuova serie, non solo Giusy Buscemi, ma è il fatto, cioè quello che è il suo obiettivo. Cioè, mi fa piacere, e sono stato molto colpito quando i sceneggiatori ci hanno dato le sceneggiature, sì, di leggere che il Covid è stato trattato non come elementi su altre serie molto famose americane, vedi Grey's Anatomy, quindi direttamente, ma è stato trattato come problematica postuma, cioè rispetto, sì, dopo la pandemia, sì, quello che lascia mentalmente, psicologicamente, le conseguenze. Esatto, che secondo me sarà è la cosa che mi preoccupa di più, e che da noi ancora umano non riusciamo a percepire, no? Lo capiremo solo tra un po'. Esatto. Secondo me questo sarà un punto di forza. Quindi comunque il tema della salute mentale è sicuramente importantissimo, ovviamente. Peraltro ne parliamo anche noi, no? Ne parlavamo anche noi ieri, cioè c'è la preoccupazione soprattutto per quanto riguarda i ragazzi più giovani. Tra poco ancora Adele, Easy on Me su RTL 102.5 con la Cecilia, Nico e Nick, ma soprattutto con alcuni protagonisti di Doc nelle tue mani. La seconda stagione parte domani sera, ovviamente tutta da vedere. Prego. Quanto è stato, io volevo chiedere una cosa perché mi colpisce molto, leggendo anche il comunicato ho letto che più volte viene riportata la parola normalità, ritorno alla normalità. Quanto è stato difficile interpretare dei ruoli all'interno di una serie che racconta una cosa che a tutti gli effetti non stiamo vivendo? Vado io. Vai tu. Sai che quando c'è una donna mi sento sempre in difficoltà. Vado io, va bene. Dunque, è stato molto difficile perché, come dicevo prima, questa volta si va proprio sul piano umano personale. Nel senso che si tratta di prendere le personalità che abbiamo creato nella prima stagione, distruggerle completamente, perché succederà questo, e ricrearle prima, no? C'è quel detto che si dice: prima di imparare a stare insieme agli altri bisogna imparare a stare con se stessi. Sì. Ed è esattamente quello che succede nella seconda stagione, almeno io il personaggio mio l'avevo improntato in questo modo, e vi garantisco che attorialmente, umanamente, è stato pesante. Ci saranno un sacco di scene
molto forti emotivamente, senza dire altro. Sì. Che... Ma è difficile stabilire una normalità, cioè che cos'è la normalità? C'è stata un'evoluzione. Un prima, un dopo sicuramente, però un cambiamento, un'evoluzione. Sentite una cosa personale, Spollon e Buscemi, qual è il vostro rapporto con la medicina? So, siete ipocondriaci, vi curate, secondo me Spollon è un po' ipocondriaco. io sono strano anche in quello, nel senso che sono ipocondriaco ma non prendo una medicina finché proprio non sto morendo. Beh, non mi chiedete come mai, però se mi starnutisce qualcuno a un metro di distanza io mi sento già la febbre. Ok. E questo già prima della pandemia. Ok, va bene, d'accordo. Io penso che dopo il liceo scientifico mi sono iscritta in medicina, quindi probabilmente oggi insomma mi sarei trovata da un'altra parte, però poi non ho superato i test di medicina e invece ho iniziato a lavorare come attrice e quindi forse la mia strada era bene. Un'altra. Infatti dico sempre, magari faccio qualche film, qualche performance che non piace, ma non metto in pericolo. Però Giulia, non ci hai risposto. È una vocazione, quindi sei, come dire, ipocondriaca oppure sei una che legge tutto, sa tutto, eccetera? No, diciamo che in famiglia sono quella eletta a fare le punture, a fare i lavaggetti ai bambini, tutte queste cose qua poco piacevoli, no? Quindi è una cosa che ho una certa dimistichezza. Sì, ma diciamo, si sente. Va bene, noi torneremo ancora fra pochissimo dopo la pubblicità con le ultime domande, poi i saluti, anche perché io avevo delle curiosità legate sempre al mondo della medicina, poi appunto approfondiremo rispetto alla creazione di un personaggio che è un medico, se ovviamente ha bisogno poi del confronto con medici veri. Ricordatemi, Nick e Ceci, sì, di dire a Giulia che sì, mi deve salutare Ian, vi ricordate quando è venuto a presentare Blanca, eccetera? Sì, sì. Perché insomma Giulia è bella, ma Ian tanta roba anche lui, Le 17:24 minuti qui su RTL 102.5, siamo sempre collegati con Pierpaolo Spollone, Giusy Buscemi, e volevo riprendere un po' la tematica che avevo lasciato in sospeso poco fa, ovvero sentiamo. Quando si interpreta un personaggio che è effettivamente un medico, che quindi deve avere molta competenza rispetto a quello che dice, c'è bisogno prima, voglio dire, di creare il personaggio in sé, di confrontarsi con dei medici veri, con degli specialisti che magari vi preparino anche a parlare di questi argomenti, perché non penso sia facilissimo. Allora, nel mio caso non sono un vero e proprio medico, sono uno psicologo. Sì, sì. E ho fatto degli incontri con uno psicoterapeuta molto bravo, che è Marco Scicchitano, che saluto se ci sta ascoltando, e che ha provato a riassumere anni di lavoro e di studio e di tirocinio in alcuni incontri per capire quello che è l'approccio al mestiere, quello che è il modo di parlare, di porsi al proprio paziente, quindi è stato super interessante. Spollon? Io ho fatto 2 settimane di tirocinio al Gemelli. Ma dai, raccontami una personalità come la mia, in che datele reparto? Un camice e io stavo dappertutto. Io mi hanno dato 2 settimane di libertà assoluta, io mi attaccavo con una zecca ai medici, andavo dappertutto, quindi li ho fatti più o meno tutti, mi hanno portato perfino nella zona rossa, che è quella dove si ricevono i pazienti più gravi, ed è stata un'esperienza. Sono svenuto credo dalle 2 alle 5 volte. No, veramente? Veramente? Sì. Cos'è che ti ha impressionato particolarmente? E quanti secondi ho per raccontarlo? No, è poco. Poco. Allora, un giorno è entrato un signore e gli hanno detto: ma che cosa è successo? Guardi, è caduto dal motorino, si era bucato un piede, usciva un sacco di sangue. Gli hanno chiesto, come si fa sempre, prende dei farmaci, sì, e lui ha detto niente. L'hanno medicato, ma ragazzi, era una fontana. Dopo un quarto d'ora della medicazione, tutti sporchi di sangue, io ero là a 5 centimetri, avevamo delle protezioni, tutti sporchi, lui fa: prendo dei medici perché sono sieropositivo. Dai, dei farmaci perché sono dei farmaci, sì, scusate, prendo dei farmaci perché sono sieropositivo. Ah, bene, una lieve dimenticanza. Quindi c'è stata una linea di sguardi, e detto: ah, solo questo? Non prende altro? Perché poi io sono minchione, però non si può dire minchione in radio. Ormai l'hai detto, ma va bene. Sentite, allora date per favore l'appuntamento ai nostri ascoltatori, sono molti, sono circa 8 milioni, a domani sera appunto, perché vedono tutti Doc nelle tue mani nella seconda stagione.
Prego. Allora, domani sera munitevi di Kleenex, perché alle 21.10 su Rai 1 si piangerà sin dalla prima puntata, si riderà tantissimo in compagnia di Pierpaolo Spollone, Giusy Buscemi e tutto tanti il cast altri. Di Doc. Molto ti aspettiamo bene con la seconda stagione di Doc. Va nelle bene tue mani. Grazie per esserci venuti a trovare, quando volete siamo qua. Non so, in bocca al lupo, cosa viva, il lupo. Viva il lupo sempre e... grazie. Bene, grazie a voi, sappiate che quando avete bisogno io apprezzo questo mestiere e vengo ad aiutarvi. Vieni, bene, si vede, nella nostra dark room ti vogliamo.